Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Opla, oggi è un'altra di quelle giornate stretching che ho deciso di condividere con voi. Stavolta la particolarità è che questi esercizi sono presi dalla disciplina yoga, quindi sono esercizi di stretching propedeutici per fare la spaccata, però sono tipici, caratteristici dello yoga. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito a vedere quali sono questi esercizi di yoga, però prima andate a vedere tutti i link che ci sono in descrizione perché c'è una novità. Io intanto comincio. Cominciamo con la posizione della lucertola. Portiamo in avanti un piede e lo appoggiamo accanto alla mano destra. Assicuriamoci che le dita di quest'ultimo siano in linea con le dita delle mani. Manteniamo la gamba sinistra attiva con i muscoli contratti in modo da non far pendere il bacino troppo verso il basso. Si può tenere il ginocchio sinistro sollevato con la gamba attiva. Oppure, per una versione più rilassante, si può appoggiare il ginocchio a terra. Questa posizione incrementa la flessibilità delle anche, rinforza e fornisce un intenso allungamento dei muscoli dell'interno coscia e dei muscoli posteriori delle gambe, distende i muscoli della schiena, soprattutto quelli della parte lombare, e distende anche i tendini dei muscoli lombari. Teniamo questa e tutte le posizioni di questa sessione per un minuto. Passato un minuto, ritorniamo alla posizione neutrale e facciamo lo stesso esercizio con l'altra gamba. Passiamo alla posizione del cane a testa in giù. Da in piedi portiamo le mani verso il tappettino. Inizialmente possiamo tenere le ginocchia leggermente piegate e i talloni sollevati da terra. Mi raccomando, alleniamoci e distendiamo i muscoli delle gambe progressivamente, senza fretta, fino a quando si riuscirà ad appoggiare i talloni per terra. Questa posizione allunga e rinforza i muscoli delle spalle, delle gambe e delle braccia. Passiamo alla posizione che tutti conosciamo bene per l'allungamento dei muscoli delle gambe. Rimaniamo in questa posizione per un minuto.
La prossima posizione è quella del triangolo. Distanziamo i piedi tra di loro. La distanza tra i piedi dovrà essere circa 2,5 volte la larghezza delle spalle. Manteniamo la testa, le spalle e le anche rivolte in avanti. Il peso del corpo è distribuito in modo equilibrato su entrambi i piedi. Mantenendo le braccia tese e allineate tra di loro, incliniamo il busto verso destra, sollevando il braccio sinistro e abbassando il braccio destro. Appoggiamo la mano sul polpaccio, sulla caviglia o sul tappettino, a seconda della flessibilità. In ogni caso non appoggiamola mai sul ginocchio, perché il peso eccessivo potrebbe dare fastidio all'articolazione. Questa posizione incrementa la mobilità laterale della colonna vertebrale, allunga la muscolatura paravertebrale da entrambi i lati della spina dorsale, conferendo alla schiena un maggiore equilibrio e flessibilità, e rende più flessibili le articolazioni delle anche, delle gambe e delle spalle. Passiamo ora alla posizione dell'intenso stiramento laterale. Ci posizioniamo con le gambe leggermente aperte con un piede avanti e uno indietro e abbassiamo il busto con le mani che puntano verso il basso, cercando di toccare il pavimento. Se non ci riuscite, fermatevi prima del dolore del muscolo. Questa posizione allunga la muscolatura della schiena, delle spalle, dei fianchi e dei polpacci. Distende le articolazioni intervertebrali e rinforza la muscolatura delle gambe. Dopo un minuto cambiamo gamba ed eseguiamo di nuovo lo stesso esercizio. Passiamo alla prossima posizione, divaricando le gambe tenendo sempre i piedi paralleli tra di loro. L'ampiezza dell'allargamento delle gambe che raggiungerai dipenderà dal tuo grado di flessibilità e dalla tua altezza.
inizia sempre progressivamente. Portiamo in avanti il busto facendo partire il movimento dalla zona dei fianchi, in modo da piegarti in avanti mantenendo la schiena dritta, senza sforzarla. Mantieni le gambe rettilinee e la pianta dei piedi ben appoggiate a terra. Non importa quanto ti avvicini a terra col busto, l'importante è imparare a tenere le gambe stabili e tese e la schiena dritta mentre ti pieghi. Se riesci, piegati fino a far toccare la sommità della testa a terra. Questa posizione allunga la colonna vertebrale e stende i muscoli dei tendini posteriori della schiena e delle gambe, fortifica le spalle e la posizione superiore della schiena e rilassa i muscoli del collo. Ci stendiamo a terra e allunghiamo le mani verso i piedi con le gambe unite. In questo modo allungheremo bene i muscoli delle gambe e della schiena. Poi avviciniamo un piede verso di noi e facciamo la stessa cosa allungandoci il più possibile, sia con una gamba sia con l'altra. Siamo verso la fine della nostra sessione.
La prossima posizione consiste nell'allungare la gamba dietro e tenere l'altra piegata vicino a noi. Andremo a lavorare sull'iliopsoas, il quadricipite e il femorale. Per finire come ultimo esercizio andremo a tenere per 30 secondi per gamba questa posizione, per allungare bene di nuovo tutta la catena posteriore dei muscoli della gamba. Il fatto di avere le braccia alzate però ci farà lavorare anche sulla schiena e sulle spalle. Bene ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, noi ci vediamo la prossima volta e buon allenamento a tutti!